dai parcheggi alle file di attesa, alle lungaggini, ai medici o a coloro che si trovano non all'ospedale di Guardia Grete, perché lì il 31 di luglio mio padre ha avuto la vita salvata grazie ai medici di pronto soccorso, grazie a chi era di turno, ha lavorato di analisi. Altrimenti queste condizioni erano notevolmente più critiche per le condizioni di mio padre. Differenza invece quando ci troviamo nello scatolone di chi? E lo dico e l'ho detto anche in precedenza, sia a chi oggi viene qui a rappresentare la ASL di Chieti, ma l'ho detto anche all'assessore regionale, e questo anche per rispondere a chi dice che io batto ora, oggi non batto i punti, no, io lo batto quando sto a confronto con chi deve decidere, sperando che poi lui recepisca, poi potrebbe battere tu sulla tavola, la mia cortesia non va ad altri tipi di punti. Ma quando andiamo in quello scatolone lì, vediamo che dobbiamo aspettare ore e ore. E lo voglio dire pubblicamente a chi oggi rappresenta, perché forse non sa quello che succede là dentro. Per poter fare un pre-ricovero che consiste di fare analisi, consiste di fare radiografie, consiste di fare esami cardiologici, che normalmente la si può fare in un'oretta, passano intere giornate, entrato alle 7:30, esco a 1:00 dall'ospedale. Questo. Tra l'altro anche additato da personale laboratorio analisi dell'ospedale di Chieti perché è arrivato con 5 minuti di ritardo contro l'orario di chiusura. La mia risposta è: io sono stato 2 ore a leggere il giornale, sono stato 2 ore ad aspettare i tuoi colleghi che mi dicessero cosa fare. Quindi questo è il problema che i cittadini di Guardia Grete e dell'entroterra hanno anche quando si rivolgono a quelle strutture che è l'ospedale di Chieti. Ci sono problemi ancora interni. Noi siamo propensi anche a quello che diceva il sindaco, una riconversione, perché poi quando ci dice il sindaco e qualcuno prende le parole sul giornale che l'ospedale così com'è non funziona, non è che non funzioni l'ospedale perché chi ci lavora non fa il suo dovere, non funziona perché per i reparti che ci sono, comunque oggi come oggi non possiamo fare affidamento su quei reparti, dobbiamo andare, siamo costretti ad andare all'ospedale di Chieti, un'altra struttura più apprezzata, ma i problemi sono anche di chi ci lavora e lo ha ribadito anche il sindaco in introduzione e io l'ho ribadito l'altra volta che siamo andati all'ex sindaco, dall'ex direttore generale, lo ripeto, la clinica geriatrica ce l'abbiamo, qualcuno me l'ha detto. Sono mesi, se non anni, quasi attivato, che non si è mai visto il primario. Inutile che diciamo che abbiamo reparti che possono poi fare l'eccellenza quando l'eccellenza non c'è e nessuno ha mai avuto la volontà di farlo, così come il primario di medicina, che non è mai stato nel reparto di medicina di Guardia Grete, ma è quello di Ortona, e poi si dice che il reparto non raggiunge quelle percentuali di allora, raggiunge. Quando ci ha portato il della vita? Scusate, io mi permetto di dire e di fare queste considerazioni perché oggi mi trovo ad amministrare il mio comune dopo anni di opposizione fatta anche in maniera collaborativa con chi prima era maggioranza e chiedo anche all'attuale minoranza di fare questo tipo di opposizione, ma l'ho fatta per poter sedere in questi banchi e dare qualcosa di più o quelle idee in più che volevo mettere a disposizione della mia collettività. Oggi mi trovo invece a trovare una maggioranza dove dobbiamo discutere di ciò che noi non vorremmo proprio discutere, quello della chiusura che viene fatta del nostro ospedale. Allora possiamo dire ben venga la proposta, gli accordi, gli incontri che avevamo noi vogliamo in quest'ultimo mese il nostro sindaco ha fatto con l'assessore regionale, con il direttore generale, con il subcommissario, per fare in modo che quel piano operativo che oggi è stato approvato e che comunque contestiamo anche noi venga portato fino in fondo. Tant'è che allora è stato chiesto che l'attivazione di quello che possiamo dire, chiamarlo accordo, chiamarlo come vogliamo noi, avvenga prima che ci sia la chiusura dei reparti. E per questo io mi sono permesso non di fare un'osservazione o una modifica alla vostra proposta, perché naturalmente, consigliere Lantozzo, la vostra proposta
fa e va avanti secondo il senso in cui uno avrebbe iniziato con il ricorso al TAR, che noi abbiamo preso con una decisione diversa, quindi non possiamo accettare la proposta. Però nella proposta fatta dalla maggioranza, io mi sono permesso e mi permetto di fare delle mozioni che vanno a modificare la proposta della maggioranza, affinché possiamo tutelare tutti insieme, opposizione e maggioranza, le prerogative del nostro ospedale, pur consapevole però che dobbiamo anche ottenere quei servizi che finora non ci sono, né qui a Guardia Grelle né a Chieti, quelle liste di attesa che comunque sono di mesi, e parliamo di operazioni semplici, gastroscopia da fare a distanza di 6 mesi. Se uno ha un problema ce l'ha oggi, non fra 6 mesi, così ha risposto mio padre, se campo. Queste sono le risposte che dobbiamo dare, quindi diamo una loro, quindi la diagnostica, tutto ciò che serve per capire qual è il problema del cittadino, quali sono le cure da prendere per risolvere il problema del cittadino. Quello vogliamo, che poi le Guardie Grelle mi dicano che io devo essere trapiantato di cuore, ma lo devo fare di mio, non mi interessa, ci saranno dei nuovi metodi per andare fuori, per fare quell'intervento che qui non possiamo avere. Ho fatto un esempio estremo per dire anche a tutti gli interventi che comunque da 2 anni a questa parte noi siamo costretti a fare non nel nostro presidio ospedaliero. Quindi l'azione del sindaco fosse fraintesa è proprio questa, che da 2 anni a questa parte noi il nostro presidio ospedaliero non lo possiamo utilizzare per quelle che sono le necessità che salvano la vita al cittadino, tranne per quello che fanno, e lo ripeto e ve lo voglio far sentire per l'ennesima volta, gli operatori del pronto soccorso, gli operatori della laboratorio di analisi, della parte della radiologia che stanno a Guardia Grelle, che si stia dando da fare e riescono ad andare oltre quello che è il loro dovere per cercare di salvare la vita umana. Ma credo che se rivediamo la proposta fatta dal gruppo di maggioranza insieme alla nostra proposta, con delle eccezioni o delle mozioni che io ho fatto presente al sindaco prima di entrare in sala, perché volevo che quello venisse rivisto, perché io oggi non voglio dire va bene, accetto questo e basta, e se dal mese di gennaio febbraio e andare avanti tutte quelle certezze, anche se poche, che arrivano qui non le troviamo da nessun'altra parte, se visto l'attesa che con questo vogliamo ridurre invece si allunga, se quei pazienti che oggi sono ricoverati allo strato di Chieti per i corridoi, i miei familiari tutti quanti per i corridoi sono andati oggi, con la soppressione di queste reparti, anche se non sono di eccellenza, se con la riduzione anche dei posti letto, perché ci sono stati anche nei grossi ospedali Chieti, Lanciano e Pasta, la riduzione dei posti letto, si hanno quelle deficienze che non garantiscono la salute e la sicurezza ai cittadini di Guardia Grelle, oggi dico no a nulla di compromesso per poter arrivare oggi a salvare il salvabile. Io chiedo al sindaco e anche ai gruppi di minoranza di poter rivedere la proposta fatta dalla maggioranza con la vostra, affinché anche questa sera possiamo uscire unanimemente con una proposta di delibera che vada a favore della salute e a favore dei nostri cittadini. Grazie.